Ciao a tutti, eccoci qua a fare un piccolo reportage verità su un pranzo di Natale qualunque. Venite con me. Allora andiamo a vedere il nonno Bruno che sta buttando la pasta, e in particolare questi sono pansotti che condiremo con una salsa di noce, Sì, vero? salsa di noce. Salsa di noce. Tipica genovese. Tipica genovese. Ecco, questa direi che è una bomba calorica non indifferente per noi, che in una giornata di festa come questa può anche andare bene. L'importante è cercare di stare attenti alle quantità. Quindi il nostro nonno Bruno ne butterà meno di quelli che sono stati acquistati. Tra i secondi piatti di questo pranzo di Natale qualunque possiamo vedere della cima, è un piatto tipico genovese, praticamente è un cuscino, è un sacco di carne che è ripieno di carne e varie altre verdure, uova e quant'altro, che viene poi bollito e viene servito a fette freddo. È un piatto tipico, molto buono, piuttosto calorico, contiene tantissimi nutrienti e è più che sufficiente da solo per sfamare una persona. Insieme alla cima abbiamo anche un altro piatto abbastanza tipico qui in Liguria, che è il vitello tonnato. Sono delle fettine di carne di vitello, talvolta di tacchino, questo credo che sia vitello, che viene cotto, arrosto oppure bollito, tagliato, e viene poi servito con della salsa tonnata sopra, che come sapete ha una base di maionese con poi del tonno insieme. Anche questo sarebbe sufficiente a sfamarci per un pasto intero, e invece mangiamo tutto insieme il giorno di Natale, mannaggia a noi. Eccoci qua con un altro must del pranzo di Natale, la frutta secca. Come potete vedere, qua siamo con un bel piatto di frutta secca che contiene varie cose: fichi, albicocche secche, datteri, noci, poi cosa ci sono? Le arachidi. E basta, mancano giusto le mandorle e le nocciole, che fanno parte della tradizione natalizia. Naturalmente un piatto come questo ha un contenuto calorico elevatissimo, veramente. La frutta secca contiene anche moltissimi nutrienti, soprattutto aminoacidi e microelementi come ferro, magnesio. Molto, molto importanti, mangiarla con molta moderazione. Cosa state facendo? Assaggia questa, Titti. Assaggia questa. Ecco qua il panettone. Concludiamo il nostro pranzo di Natale con un panettone con tutto questo bello zucchero a velo, i canditi e quant'altro. Grande botta calorica, da domani ci si allena come delle bestie. Qua suona. Se no non suona.